Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video. Oggi sono contentissimo di iniziare una nuova serie, Clash Royale. Allora, questo gioco è abbastanza famoso perché è fatto, credo, dagli stessi creatori di Clash of Clans, altro gioco famosissimo che però non mi piacerebbe portare, anche perché Clash Royale è diversissimo da Clash of Clans. Quindi direi che possiamo iniziare. Allora, ho fatto già la prima prova, mi ha già dato un baule, ma ho aspettato il momento per fare il video per aprire il baule. Allora, iniziamo ad aprirlo, inizia lo sblocco tra 15 secondi, ma vabbè. Sì, certo, apri subito e io spreco una gemma, certo. Allora, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Finalmente possiamo aprire il primo chest. Allora, partiamo con 15 di oro, poi un cavaliere, ok, e delle frecce, a posto. Andiamo un attimo nella nostra sezione delle carte. Mitsega, queste sono tutte le carte che si possono sbloccare. Alla faccia. Ok, e direi che possiamo anche iniziare a migliorare le nostre carte. Migliora livello 2, punti ferita, a posto. Poi possiamo migliorare anche le frecce. Miglioriamo. Vabbè, tutta la musichetta, a posto. Strega, non ho ancora sbloccato. Ok, direi che possiamo iniziare a fare una battaglia. La prima prova delle 7 d'addestramento l'ho già fatta. Ci tocca fare la seconda. Allora, lo schieramento di carte costa l'elisir, il tuo elisir. Ok, fin qua c'ero arrivato. Ok, direi che possiamo partire già col gigante, perché il gigante è una bestia. Ok, e il... direi di piazzare anche il bombarolo qui ad aiutare. Allora, l'obiettivo qual è? Si piazzano le carte, compaiono i tizietti che devono distruggere tutte e tre le torri, o basta distruggere le due. L'importante è che tra le torri distrutte c'è quella centrale dove c'è quel re brutto. E direi che siamo già a buon punto. Vai con gli arcieri. Forza arcieri, fate il pezzo. E una bella palla infuocata di qua. Oh cacchio, cacchio. Abbiamo vinto. Oh cavolo, non c'è più nessuno, aiuto. Ok, è stato inutile piazzarlo. La torre già aveva pensato da sola ad eliminare quel goblin. No, non dovete andare a attaccare là, cavaliere e gigante. Finiamola noi sta torre. Boom! E ce l'abbiamo fatta! Alleluia! Siamo riusciti a battere sto maledetto. A posto, abbiamo un nuovo baule di legno. Allora, iniziamo a sbloccare. Nel frattempo facciamo la terza prova. Allora, il nostro avversario è il maestro Mike. A posto, stavolta voglio andare a destra. Non me ne frega. Ok, è il gigante però, è la lentezza fatta creatura. Arcieri, a posto. No. Cavaliere, aiutami. Fai il pezzo a quei due, bravissimo. Ok, qui andiamo col bombarolo, grande bombarolo. Ok, oltre al bombarolo chi piazziamo? Credo nessuno più. Forse sono già abbastanza. Abbiamo vinto, a posto, a postissimo direi. E quindi ovviamente 3 corone e abbiamo vinto un altro baule di legno. Allora, apriamo quest'altro baule nel frattempo. Allora, 15 d'oro, sicuro. Moschettiere, questa... carta rara, ah buono. Sfera infuocata, un'altra carta rara. Ma benissimo, allora direi di iniziare a sistemare. Allora, questo già sta qua. Miglioriamo la palla infuocata. A posto. Vediamo, ah bene. Vediamo di qua... No, di qua niente, non abbiamo ancora sbloccato. Ma c'è il barbaro di Clash of Clans tra le carte, figo. No, vabbè. E direi che possiamo iniziare anche questa nuova battaglia. Buona fortuna anche a te, frate. Ma io non ne ho bisogno perché io sono la dopaga troppo il più potente. Allora, direi di aiutare il nostro caro amico.
con una bella palla di fuoco. Boom. A posto. No, 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 no. Arcieri, 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 aiutatemi. Che lì ci sono degli arcieri nemici. Ok. Fantastico. Raga, c'è una guerra assurda di là. Moschettiere, moschettiere. Proviamo questo nuovo moschettiere. Ma fa schifo, cioè sta crepando male. Oh, però, però ce la può fare. Non ce la può fare. Allora, frecce lì. E un bel cavaliere di qua. No, non serve. A posto, stiamo già sistemando tutto. Vabbè, diciamo che abbiamo iniziato abbastanza da schifo. Ma che barba quell'arciere! Ma che barba quello sulla torre! Mi stanno sfondando, raga, mi stanno facendo il pezzo. Vabbè, ma c'è il gigante che fa lui il pezzo, è il gigante. Tac, guarda là. Ehi, aspetta, 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 aspetta. Moschettiere, aiuta il gigante. Perché lì sta crepando male. Boom. Ah, ma è il fucilozzo questa. Ah, a posto. Che cavolo, ma quella torre non muore. Ma crepa tipo. Alleluia. Ce l'ho fatta. Una torre è andata finalmente. Mizzica, mi ha annientato. Il povero cristiano di un moschettiere con un colpo quella torre. Ah, ecco cosa fa il bombarolo. Cioè, attacca a distanza. Buono, veramente buono. Ok, vai cavaliere baffo porno. Allora, lanciamo le frecce di qua. Poi arcieri di qua all'attacco, forza. Non crepate. E invece crepano. Allora, di qua un bel attacco. Bombarolo di qua. Non attaccare la torre di destra. E va a attaccare puntualmente la torre di destra. Ah, che cavolo sti scheletri. Levatevi dalle scatole. Oh, 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 il cavaliere ce la sta facendo. Il cavaliere sta arrivando. 30 secondi restanti. Muoviti gigante. No, non andare di là. Non ce la farò. Non ce la farò. Una bella palla di fuoco qua. Naia. Faccio schifo. Sto facendo schifo sto gioco. Forza. Dai, che me li stanno ammazzando tutti. 2, 1. Ho perso. Ale, no, non so se ho perso o ho vinto. Non ne ho la più pallida idea. 2 stelle, già siamo a posto. E abbiamo un altro baule di legno. Allora, iniziamo a sbloccare un attimo questo. E nel frattempo facciamo un'altra battaglia, nel tentativo di vincere i nostri avversari. Siamo contro il maestro Teemu. Ok, non so se si legge Teemu, ma vabbè. Mie care torri nemiche, perché non crepate tutte male? Ma salve bel cavaliere avversario. Perché non salti in aria? Ecco qua. Grande bombarolo. Chiamiamo i nostri cari arcieri e facciamoci aiutare. A posto. No, non è niente a posto. Stanno crepando tutti male i miei. Allora, se magari gli arcieri non fossero così lenti. Dai, 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 soldato. Davvero, davvero, veramente. Dai, mannaia, ma ci vuole un colpo per quello. Ci vuole un colpo. Un colpo su questo. E nessuno ci arriva, oh. Ma beccatevela tutte e due, scusate, tutte e due le torri. Alleluia. E una è finalmente distrutta. Poi, arcieri, non so dove vogliano andare, quindi dal tra poco non li posso neanche controllare dove vanno. Il cavaliere di qua, a posto. E questo, ah giusto, questo è un altro cavaliere. Oh cavolo, 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 bombarolo, aiutami, bombarolo. Fai fuoco, alleluia. Era ora. Ok, non so se il bombarolo sarà completamente utile. Boh, nel caso io mi faccio aiutare dal moschettiere. Forza moschettiere. Orsù. Bam, a posto. E adesso mandiamo il gigante e cerchiamo di fare i pezzi alla torre centrale.
A posto, vai, 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 vai. È ora, è arrivata ora. 60 secondi rimanenti, forza, forza. E fuoco. E uno. Poi due in tutta quella zona. Così prende sia tizietti sia torre. Poi qui ci facciamo aiutare dagli arcieri. Cavolo, il gigante è morto. Dai, ne piazziamo giusto un altro. Ce la farà il gigante? Non ne ho idea. 30 secondi restanti. Forza tutti quanti. All'attacco. Allora, cavaliere, cavaliere, cavaliere. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo riusciti a fare una bella vittoria. Ok, tre corone e un baule di legno. A posto. Allora, apriamo questa cassa. Ovviamente 14 d'oro. Frecce. Buono. Arciere. Posso finalmente fare un bel upgrade. Allora, iniziamo lo sblocco di questa. E nel frattempo ci sistemiamo l'arciere. Allora, sì, dai, aumentiamo, miglioriamo tutto. Livello 2, punti ferita. A posto. A posto. Vediamo se la nostra cassa è pronta. Eccola qua. Allora, 14 d'oro. Cavaliere. Una carta epica. Signore e signori, la strega. Non ho idea di cosa faccia la strega, però siamo partiti bellissimo. Cioè, siamo partiti in una maniera assurda subito con la carta epica. Mamma mia. E d'accordo, ragazzi, direi che posso concludere quel video. Se vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace. Se volete ulteriori informazioni riguardo me, il canale, il gioco, farmi qualsiasi tipo di domanda, mettete sempre l'hashtag AdoPagaPoco. Mettete mi piace alla pagina Facebook e seguite il sito ufficiale del canale. E ci vediamo alla prossima, ragazzi.